Bene amici, ci troviamo a Baia e siamo per partire per il Raduno Nautica Cesare 2024. Un attimo di attenzione se non cado a mare. Ma com'è questo raduno? Alcolico. Non si può dire, siamo su YouTube. Come ogni anno. Come ogni anno ci ritroviamo qui in amicizia. Vi vedo già in forma comunque, è mezz'ora che siamo qui in forma. Upgrade del Gomone 2024, lo spritzer. E voilà, è giusto. Siamo su altri livelli. Signori, bentornati al porto di Ventotene. E qui sono tutte le barche del raduno in attesa dell'ingresso in porto. Ci siamo divisi in gruppi, in questo modo riusciamo a rispettare la conformazione del porto senza fare caos, e alle spalle ci sono gli altri mezzi che stanno aspettando. Dai, dai! Fiori, giorno 2. Pasquale, com'è la situazione? È un po' ventilata la situazione. C'è un po' d'onda anche. Un po' d'onda che ci accompagna, ci cullerà sicuramente. E niente, aspettiamo, vediamo un attimino gli eventi. Molleremo? Ma penso di no, sempre massicci. Anche sempre. Perché guardate l'acqua, che spettacolo! Nonostante il vento, Ventotene appunto ci regala sempre un'acqua eccezionale. Eccezionale, sì, molto cristallina, molto trasparente, bellissimo. Conserveremo il ricordo anche oggi. Ma che succede a bordo? Si fa il caffè. Facciamo il caffè perché... Per intrattenerci, per fare un po' di chiacchiere. Se c'è vento fuori, allora ci dobbiamo pur sempre trovare un'alternativa. Perché nel raduno di Nautica Cesare non ci si annoia mai. Prende mai. Mai. Sesto raduno di Nautica Cesare, non poteva mancare il nostro appuntamento con Mimmo, il titolare. Ciao Mimmo! Ciao Carlo, buonasera. Dunque, facciamo un po' un recap di com'è andata questo raduno, perché il raduno di solito è sempre il primo appuntamento importante della stagione estiva. Sì, per noi e per tutti i miei clienti diciamo che il raduno è l'inizio della vera stagione estiva, anche perché abbiamo consegnato tutti i battelli, finito tutte le assistenze, quindi possiamo iniziare il divertimento e goderci l'estate. Quest'anno, come lo scorso anno, siamo di nuovo sull'isola di Ventotene. Questa sera siamo qui al Borgo Cacciatori, che ci ha ospitato per tutto l'evento. Siamo qui a Borgo Cacciatori e siamo ben 150 persone, mi dicevi, per 34 mezzi? Sì, sono 34 imbarcazioni e per un totale di 150 persone. Quindi numero record, possiamo dirlo. Sia di imbarcazioni che di partecipanti. Infatti ringrazio pubblicamente la struttura Borgo Cacciatori che ci ha permesso di svolgere questo evento e soprattutto anche quello del Porto Romano che ci ospita sempre. Con tutte le gestioni, che non è semplice far ormeggiare le persone al Porto Romano, che location fantastica tra l'altro. Possiamo dare anche un piccolo spoiler dell'anno nuovo, o meglio, del 2025? Sì, per il 2025 stiamo pensando di superarci e di allontanarci ancora di più. Diciamo, la mia idea, condivisa anche con chi mi affianca tutto l'anno, è di allontanarci e andare verso il Cilento. Però comunque siamo aperti anche a tutte le vostre idee. Lasciate un bel commento perché... Ovviamente tutte le opinioni sono ben accette e tutti possono anche chiedervi informazioni. Certamente, anche perché saremo felici di accontentarvi. Non ci sono barriere di mezzi, anche se voi siete concessionari Nuova Jolly, Mercury. Noi siamo concessionari Nuova Jolly, Mercury, Marinello e BMA. Sarà anche un bel banco di prova per le imbarcazioni, perché domani si prevede un meteo
pochino... Ahimè, domani sì, dovremmo affrontare più di un metro d'onda. Come si dice, è in quelle condizioni che va testata l'imbarcazione. Ma prima, stasera, serata di festa. Serata di gala, cena e festeggiamenti. Non vi diciamo nient'altro, continuiamo avanti col video. Grazie ancora, Mimmo. Grazie. Andremo nel Ciletto. Innamorata Sima di Miguel, mentre metto giù domani a 17 minuti, vai! Ora è 7:40, operativi in banchina, il nostro gommone è già pronto, man mano stanno arrivando anche gli altri equipaggi perché c'è una finestra di 2 ore in assenza di vento, ma ovviamente c'è ancora un po' d'onda lunga all'esterno, quindi è bene rientrare e sarà anche un ottimo banco di prova per testare la carena del Nova Jolly 33. In uscita dal porto, cambio mezzo, Prince 25 con V8 da 300 cavalli, il 33 ha avuto un'emergenza ed è rientrato e adesso noi raggiungiamo il gruppo in navigazione. Signore e signori, bentornati a Procida, siamo alla Coricella, grandissima navigazione sul Prince 25. Mai una goccia d'acqua a bordo, nonostante le onde, una media davvero ottima, abbiamo viaggiato sui 24 nodi e qui abbiamo il buon Mimmo con Carmela e tutto lo staff di Nautica Cesare che sta ormeggiando e man mano stanno arrivando anche gli altri battelli. Non male questo Prince 30 Exclusive. Quindi cari amici, la nostra esperienza al raduno Nautica Cesare 2024 si conclude qui al porto di Pozzuoli a bordo del Nova Jolly Prince 25. Io ringrazio lo staff di Nautica Cesare e tutti gli equipaggi, in particolare il Nova Jolly Prince 33 e il 25 sul quale ci troviamo, perché ci hanno fatto sentire praticamente a casa. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team. Fuori onda, zio Paghi, com'è oggi? Sentite, è un po' ventolato, ci sta un sacco di vento qua, si traballa, sanisa, ci si muove, ci si muove. Dopo 4 mesi a organizzare un raduno, ci si riduce così. Ciao Mimmo.